stato impegnativo, è un lavoro di grande dedizione, ma anche di grande collaborazione con l'ambasciata, in particolare con il console, che mi ha messo subito a disposizione i preventivi delle compagnie aeree. Dopodiché c'è stato tutto un lavoro di trattativa con la compagnia aerea sui termini economici e poi la raccolta dei fondi che sono arrivati in 3 ore. Abbiamo ricevuto anticipazioni, finanziamenti per 80.000 euro. Abbiamo avuto la collaborazione velocissima del nostro Ministro della Salute, che ha autorizzato il rientro, essendo Simonetta Covid positiva. E poi la Regione Toscana, e nella parte finale, ha autorizzato l'ingresso nella struttura ospedaliera di Careggi. Quando Enzo, martedì mattina alle 5, mi disse portami a casa, perché era con la piccola Maria, e la mamma era appunto in ospedale, lui doveva accudire questa bambina che avevano da pochi giorni, era preoccupatissimo, l'avete visto i video, mi disse portami a casa, perché già io lo conoscevo, e allora da lì il lavoro è stato incessante. Questo volo, che è costato 137.000 euro, che abbiamo potuto pagare nell'arco di un giorno con queste anticipazioni, ma la cosa bella è che poi sono seguite donazioni da parte di persone di tutta Italia, anche dall'estero, che si sono proprio fatti coinvolgere da questa storia, perché è una storia, la vera storia è portare a casa la famiglia con la piccola Marian Gemma che da tanti anni desideravano.